Siamo nel Museo dell'Arma della Cavalleria di Reggio Emilia, nei locali che erano dell'ex distretto militare cittadino, in via Emilia San Pietro, in adiacenza ai chiostri di San Pietro. E qua con noi ci farà da cicerone, il capitano Gianmarco Manganelli, presidente dell'Associazione Provinciale dell'Arma della Cavalleria. Come mai un museo della cavalleria a Reggio Emilia? Beh, il museo è la conseguenza della presenza a Reggio Emilia della sezione dell'Associazione Nazionale, sezione che è nata come tutte la maggior parte delle sezioni italiane nei primi anni, negli anni 20 del primo dopoguerra, a seguito della smobilitazione, a seguito della prima guerra mondiale, molti reduci si trovarono e quindi si costituirono moltissime associazioni d'arma. La sezione di Reggio Emilia fu costituita nel 1926. E poi, fra alterne vicende, fra chiusure, la seconda guerra mondiale, eccetera, ha ripreso la propria attività in maniera veramente fattiva negli anni 70-80. E quindi la presenza di un'associazione Arma di Cavalleria e della passione nostra e dei nostri soci per la storia della nostra arma, che è una storia centenaria, di oltre 300 anni, una storia gloriosa, perché così almeno noi la vogliamo sempre tramandare. Ha fatto sì che piano piano, attraverso l'acquisizione prima di donazioni, poi di materiale ricercato, poi di collaborazioni, poi di collezioni private, piano piano abbiamo sempre più accumulato materiale, uniformi, armi, insomma, tutto quello che può essere significativo per raccontare attraverso le immagini, attraverso gli indumenti, attraverso le selle, la storia della cavalleria in modo che si possa visivamente capire cos'è stata l'arma di cavalleria nel periodo in cui la cavalleria era montata, vale a dire dall'Unità d'Italia nel 1861 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1945, in cui noi diciamo solitamente che la cavalleria è scesa definitivamente da cavallo, come tutte le cavallerie europee di fatto. Quindi il nostro museo è un museo tematico sull'arma di cavalleria che comprende il periodo della storia d'Italia del Regio Esercito. Siamo nella seconda stanza del nostro tour nel Museo della Cavalleria di Reggio Emilia. In questo particolare ambiente c'è un cimelio molto importante, ce ne vuoi parlare? Sì, me ne parlo con molta emozione, fra l'altro, perché abbiamo la fortuna di avere noi il berretto originale e il collo della giubba, perché è rimasto solo il colletto della giubba, di Achille Balsamo di Loreto. Questo è un sottotenente di 19 anni, un ragazzo del 99, ed è l'ultimo caduto ufficiale dell'arma di cavalleria della Prima Guerra Mondiale. Ed è caduto alle 14:50 del 4 novembre del 1918, quando l'armistizio ha avuto inizio alle ore 15, vale a dire 10 minuti prima della fine della guerra. Ed è un fatto dolorosissimo, perché ha avuto poi delle ripercussioni, degli echi, con polemiche a non finire, perché molti si sono chiesti come mai a 10 minuti dalla fine della guerra questi ragazzi hanno dovuto caricare a cavallo contro gli austriaci quando la guerra stava per finire. Polemiche poi che si sono assopite, ed è stato Gabriele D'Annunzio a porre una pietra tombale su questo avvenimento con un'orazione funebre fatta nel 1919 e che mise a tacere definitivamente tutte le polemiche. E lui disse: noi dobbiamo solo alzarci in piedi di fronte a questi ragazzi che sono morti e basta. E noi abbiamo questa fortuna di avere questo cimelio importantissimo per noi, almeno per la storia della cavalleria, ovviamente. Questa è anche una delle prime stanze che ospita uniformi, giusto? Sì, qui abbiamo le uniformi dell'inizio, fine e inizio 1900. Le uniformi sono sia le uniformi, la cosiddetta giubba da campagna, che era l'uniforme che l'ufficiale di cavalleria portava giornalmente
le attività di casermaggio e abbiamo anche le cosiddette uniformi, la gran tenuta, che era un uniforme per le manifestazioni diciamo importanti, ufficiali, che avevano in cavalleria. Infatti, come potete poi vedere, le spalline sono d'argento, c'è la bandoliera, ci sono le sciarpe. La giubba è a doppia bottonatura e sono le cosiddette le uniformi da gran tenuta. Queste sono le ultime uniformi del 1900, perché poi dal 1909 in poi, subentrando il grigio-verde come colore ufficiale della Regio Esercito, queste uniformi verranno gradualmente abbandonate. Continuiamo il nostro giro tra le uniformi e qua verrà svelato anche un particolare riguardante le uniformi italiane della cavalleria. Sì, come avevo accennato prima, il 1909 è una data importante per l'uniformologia italiana perché viene definitivamente abbandonato il colore nero per l'uniforme della truppa e viene adottato il famoso grigio-verde che poi sarà l'uniforme del nostro esercito fino al 1945. Quindi dal 1909 gli uniformi cominciano a cambiare, fino al 1934 ancora l'uniforme porta il cosiddetto collo dritto, collo in piedi. Poi dal 1934 in poi viene adottata la giacca aperta con la camicia e la cravatta. Ecco, questo particolare è abbastanza curioso perché noi siamo forse l'unico esercito che ha fatto la Seconda Guerra Mondiale con la cravatta. Proseguendo il nostro giro tra le uniformi, ci cambiamo periodo storico e passiamo nella sala delle guerre d'Africa. Sì, da guerre coloniali ovviamente il colore dell'uniforme cambia, non è più né grigio-verde né nero, ma ovviamente è color khaki, è il colore che avevano i nostri ufficiali, i nostri soldati durante le guerre coloniali dell'Africa settentrionale orientale. Quindi al di là, diciamo, dell'uniforme classica, c'è un capo di cui noi abbiamo un esemplare, che è un mantello, che si chiama il burnus, ed è un mantello classico libico, è un mantello dei dignitari libici portato. E è stato adottato dai nostri ufficiali come mantello quasi quasi facente parte del corredo uniformologico, perché era molto diciamo utile, perché avendo il cappuccio poi la sera in Africa si sa che la temperatura scende notevolmente e venivano riparati anche da questo mantello. Noi ne abbiamo uno. Perché abbiamo avuto la fortuna di avere una persona figlia di un ufficiale di cavalleria e che l'ha conservato per tutti questi anni nella sua casa. E venendo a conoscenza di questa nostra realtà e venendo e conoscendoci, ha preferito darlo a noi per esporlo piuttosto che tenerlo in quel classico baule dei ricordi che tante famiglie hanno. Quindi abbiamo avuto anche questa fortuna di avere questo capo, questo burnus, che è un bellissimo esemplare, anche questo, che insomma completa l'uniformologia della periodo delle guerre d'Africa. Proseguiamo il nostro tour in una stanza particolare in quanto raccoglie cimeli di due personalità, delle due personalità a cui è intitolata la sezione di cavalleria di Reggio Emilia.
Sì, in effetti la nostra sezione è intitolata Due ufficiali di cavalleria, secondo la tradizione delle sezioni di cavalleria. La nostra è intitolata al colonnello Carlo Gastinelli, medaglia d'argento al valor militare, e al generale Dardano Fenulli, medaglia d'oro al valor militare, martire delle fosse ardeatine. In questa stanza abbiamo l'uniforme del generale Fenulli quando era generale di brigata ed era vicecomandante della divisione Ariete, agli ordini di Cadorna, e abbiamo una vetrina con i cimeli del colonnello Carlo Gastinelli, in particolare il berretto suo che aveva quando era comandante del 14° Reggimento Cavalieri di Alessandria. Abbiamo le sue medaglie, la medaglia d'argento e la medaglia di bronzo, e la fotografia siamo riusciti a reperire la fotografia addirittura del suo matrimonio, quando era tenente del lanciere di Aosta, con la contessa Benuzzi, che poi lo fece diventare di fatto reggiano, anche se lui era di origine piacentina. Dardano Fenulli, invece, ufficiale di cavalleria, comandante del reggimento lancieri di Vittorio Emanuele II, medaglia d'argento in vita e medaglia d'oro alla memoria, e martire delle fosse ardeatine, perché dopo l'8 settembre si diede alla clandestinità e insieme a Cadorna a Roma frequentò gli ambienti della Resistenza, fu catturato, fu portato nella famigerata prigione di Via Tasso e poi di lui si persero le tracce. Quando cominciarono a far uscire purtroppo i corpi dalle fosse ardeatine, trovarono anche quello del generale Fenulli. Siamo ora in una ulteriore stanza di questo museo che ha la particolarità di essere molto tematizzata. Devo dire che mi ricorda quasi un museo inglese dal punto di vista della finezza con cui è stata fatta. Cosa ci puoi dire di questa stanza? Beh, questa è l'ultima realizzazione che abbiamo fatto in termini di tempo e anche di fatica. E qui devo dire che devo fare un grazie al direttore di questo museo, che è Luigi Amidetti, cavaliere Luigi Amidetti, dragone del Piemonte Cavalleria, lui ci tiene molto, lo devo dire, e che ha avuto lui l'idea di realizzare questa trincea e si è dedicato, con la nostra collaborazione, alla realizzazione proprio materiale di questa trincea. Quindi ci siamo dedicati a studiare come farla, abbiamo reperito i sacchi di juta, abbiamo cercato il materiale per fare la capanna, insomma, abbiamo cercato di rendere più verosimile possibile a una trincea della Prima Guerra Mondiale, anche se ambientata in una stanza di un museo, insomma, questo è un po' e penso che ci siamo riusciti, perché l'effetto è veramente notevole. Thank you.
una delle ultime stanze del nostro tour. Vedo che è piena di diorami di varie epoche storiche. Cosa ci puoi dire? Beh, questa ovviamente è la stanza che piace più ai bambini. Qui si perdono e si fermano spesso a guardare, ammirati per questi lavori di pazienza e di abilità. Qui dobbiamo ringraziare il nostro socio Giuseppe Dallari Brustia, che ha una passione sfrenata per questo tipo di attività e ha realizzato questi diorami che sono in scala storica, diciamo, perché noi partiamo dalla sede di Alesia del 52 a.C. con Giulio Cesare e la cattura di Vercingetorige, passiamo alla battaglia di Torino del 1706, che è il diorama più grande, che comprende quasi 650 pezzi pitturati a mano uno per uno, passiamo alla battaglia di Governolo nel Mantovano della prima guerra di indipendenza, passiamo alle guerre napoleoniche con la battaglia napoleonica, prima la prima guerra mondiale, una trincea realizzata come era l'assalto alle trincee nella prima guerra mondiale. In questo caso qui parliamo della Brigata Sassari, che ebbe un epilogo veramente tragico perché ebbe un numero di morti veramente esorbitante. Questi diorami sono realizzati tutti dal nostro socio, in autocostruiti, e sono veramente un fiore all'occhiello del nostro museo. Continuando nella descrizione dei diorami, concludiamo con il diorama che rappresenta la liberazione di Reggio Emilia il 25 aprile del 1945. Qui, come potete vedere, è stata riprodotta un pezzo della via Emilia prima del Mauriziano, con la colonna dei soldati americani che entrano a Reggio Emilia, con i partigiani che li aspettano all'inizio della strada e le ultime resistenze tedesche che vengono eliminate. La nostra visita termina qua, in questo bel cortile restaurato dai nostri amici dell'Arma della Cavalleria. Cos'altro possiamo aggiungere, Gianmarco? Beh, possiamo aggiungere prima di tutto che avete visto molto poco di tutto quello che c'è da vedere in questo museo, quindi siete pregati di venire a visitarlo. Noi siamo in via Emilia San Pietro 46 a Reggio Emilia, apriamo al pubblico tutte le domeniche, mattina e pomeriggio. Quindi venite, perché le cose da vedere sono tante, tantissime. È un pezzo di storia d'Italia che attraverso l'arma di cavalleria vi farà conoscere anche le storie della nostra nazione. Vi aspetto numerosi, grazie a voi.